La Scuola del Toro di Agazzano nasce ufficialmente il 24 dicembre 1982 e ha festeggiato lo scorso anno il trentennale della fondazione. È composta da più di 30 elementi di ogni età, non professionisti, ma con una grande passione comune per il canto, con un repertorio che spazia dalla musica antica ai compositori moderni. Si dedica soprattutto all'animazione delle celebrazioni liturgiche della parrocchia, oltre alla partecipazione a rassegne e concerti. Dirige la Scuola Cantorum il maestro Antonio Quero. Scendi dalle stelle, tra i più famosi canti natalizi italiani. È stata composta nel 1754 a Nola da Alfonso Maria de Liguori, costituita sulla melodia di una canzoncina napoletana intitolata Per la nascita di Gesù, meglio nota come Quando nascette l'inno. La Scuola Cantorum è diretta dal maestro Antonio Quero.
Royal Derry City. È un tradizionale canto natalizio. Il testo apparve per la prima volta nel 1848 come poesia negli Inni per i piccoli bambini, mentre la melodia con cui è accompagnato fu composta l'anno seguente. Il testo, di carattere religioso, parla di eventi relativi alla nascita di Gesù. Racconta che tanto tempo fa, nella regale città di Davide, Maria, madre dolce e premurosa, depose il bambino in una mangiatoia. Gesù ha vissuto come noi, ha sofferto come noi e ha pagato per noi. Per questo sa capirci e consolarci. Ogni giorno può essere Natale, perché Gesù nasce nei cuori di chi lo accetta come Signore e Salvatore. Thank you.
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, la scuola stasera lo omaggia con l'esecuzione di una versione per coro misto di La Vergine degli Angeli, l'inno religioso che chiude il finale dell'atto della forza del destino, ambientato nella chiesa della Madonna degli Angeli presso Ornaquelos. In realtà la tradizione vuole che Verdi si sia ispirato a un dipinto intitolato La Risurrezione di Maria, posto su un altare minore della Basilica di Corte Maggiore, paese natio della madre. Pastore metodista e poeta inglese Charles Huxley nel 1739. Il brano è accompagnato dalla melodia di Felix Mendelssohn, composto nel 1840. Ascoltate, gli angeli del Signore cantano, gloria al Re appena nato, pace in terra e dolce misericordia. Dio e i peccatori si riconcilino. Unitevi al trionfo dei cieli. L'universo dice, Cristo Signore è nato oggi. Ascoltiamo Hark the Herald Angels Sing con l'introduzione della tromba di Antonio Quero.
L'ultimo brano proposto dalla scuola è il famoso Gloria di Vivaldi. Il Gloria, RV 589 in re maggiore di Antonio Vivaldi, è un'opera composta da 11 o 12 pezzi, a seconda che si contino il quarto e il quinto come separati o come pezzo unico, composta per orchestra, solisti, coro e quattro voci miste. Questa sera ascolteremo il primo pezzo, il Gloria in Excelsis Deo. Grazie.
penso di esprimere una cosa che volete tutti. Glielo facciamo rifare questa lettura.